Allora, torniamo indietro. Samus, no, chi è che l'ha fatta sta roba? Samus, sono un capo. Cazzo, pure l'intento ci stava. I'm ending this. Here I come, Ka! Me! Ka! Me! Sto piangendo! Cosa cazzo è questo? Bro, ma tu sei un genio, Samu, ma perché tu non m'hai mai detto? Guarda che io sono un genio. Perché non me l'hai mai detto, Samu, che tu sei un genio? Cioè, un po' lo intuivo dai meme, ma questa roba qua mi ha fatto scoppiare. Carta verde dove trovarla? Bambini morti. Ah no, vi state perdendo un pezzo per colpa mia. Aspettate, mi nascondo io un attimo. Fermi tutti, mi nascondo io un attimo. Ok. No, mi sono rifatto apparire. Ora mi rinascondo e ora vi faccio vedere sta roba. Aspettate. Carta verde da trovarle, bambini morti, Giuseppe Conte English. Cos'è? E che si portano verde! Ah, Tommaso, ho lavorato un po' sul fratello ritardato. E che si portano verde! Però una seconda versione, un po' più carica. No, va bene la prima. Un personaggio magari blast-oriented che allo stesso tempo mi faccia fare dei danni veramente, veramente alti. Che si porta la verde! Sì, direi che abbiamo la risposta. Questo sarà il nostro nuovo pescatore di carte verdi. Che si porta la verde! Io sono Dani, dalla vostra Fire Family, e questo è l'unico vero showcase di Black Rosé. Allora, prossimo match contro un team powerful opponent. Sarà molto interessante giocare contro questo team. Mi sembra abbastanza, come dire, ci sta. Oh, genio! Cosa stai facendo? Ma... poi buono questo qua. Facciamo il KO su Cell. E direi che è arrivato il momento di bloccare un po' il non tempo. Avevi troppa cosa voglia di editare qua la matrice. Blocchiamo nuovamente. Hai concentrato tutto qua. E attiviamo la mena B. Facciamo anche perfect. Buon Natale, raga, buon Natale a tutti. Cosa fa male? Non mi tira la camera mia se non muoio. No. No. Hey bro, watch your jet. Cell. No. Watch your jet, bro. Watch your jet. Black, resisti, sei tank. Porca vacca.
Continua la combo con un'altra verde. Altro? Direi proprio di no. I like it, Kaji. Lo rimaio e andiamo di strike e finiamo la partita. Con stile. Because nothing can rival this bot. We will work for that, but in the this moment we are all in the same battle, we are fighting the same powerful and invisible enemy. Sì, il team con Black Rosé, ovviamente. Uno dei borghi più belli d'Italia. Utilizzatelo prettamente per divertirvi e per farvi qualche risata mentre i vostri avversari non sanno cosa fare mentre voi dite. Sto cazzo. Sto sudando. Dobbiamo tornare in qualche modo. Se credete in me, ragazzi, lasciate un like. Prometto che posso farcela. Dai, non ce la faccio più, giuro. Non, io devo staccare perché sto morendo. Io sto morendo, raga. Vi mando il link anche di questo. L'ultimo. Sto a morire. Questo già dalla copertina ci piace. Ci piace. Ok. Ma wait the fuck up, samurai. We have a city to burn. We have a city to burn. Bentornati a tutti sul mio canale, io sono Beerus Denkai, a 7 pannelli, nuovo showcase. Ho finalmente fatto e sono boostato al massimo Machine Boops. Non vedo l'ora di poter finalmente utilizzare questo cazzo al suo massimo potenziale per la prima volta in assoluto. Prima di cominciare però e di chiedervi il solito like, voglio ricordarvi che questa sera adesso dalle ore 21 sarò live sul mio canale Twitch per la gran finale dell'IMAT numero 8. Bene ragazzi, questa è finita. Bentornati nell'88esimo episodio della serie principale di Limat. Saranno i match registrati, ma raga, fidatevi, ne vedrete delle belle. In mia compagnia ci saranno Katte, Lazzi. Sì, fanni i shumai draw. Quindi ricordatevelo, ore 21 non mancata. E ora come al solito vi chiedo gentilmente un like sulla fiducia. Se siete nuovi del canale, considerate di fare l'iscrizione. Detto ciò, finalmente si parte. Sigla. Lord Zenkai-sama, sono veramente contento di avere sto personaggio, perché quando era uscito era praticamente irraggiungibile sia per le stelle che per il costo in Chrono Crystal. Mentre ora che è tornato a sole, rapidamente come sono cambiate le sue ability, il suo kit in generale, in modo rapido comunque. Di main ability ci peschiamo l'ultimate. Detto ciò, vi faccio vedere rapido anche gli equipaggiamenti e il team che andrò a giocare. No. Andiamo a giocarlo e proviamo il nostro micione. Via. Parliamo un attimino di virus. Dove li hai trovati quelli? Dove cazzo li hai trovati? Come si è evoluto in quest'anno? Perché è esattamente un anno praticamente che hanno introdotto il System Limited. E lui è stato il primo personaggio Mazenkai a riceverne uno. Sì, li manderò anche a prima non era Mazenkai, sicuro, infatti non aveva nemmeno Mazenkai. Rifinish, gliel'hanno inserita una volta aggiunto il System Limited. Lo sai per quanto era stato pensato male questo personaggio inizialmente. Come rende ora? Sicuramente male. Non è più il mostro sacro che era alla sua uscita, perché ve l'ho già spiegato, sono usciti un sacco di personaggi nel frattempo che hanno equiparato, se non superato, le sue abilità offensive, di supporto, di statistiche, tutto praticamente. Non è più il numero uno,
Assolutamente no, ma io ritengo che sia ancora un support decisamente valido. Più che altro è una buona scelta all'interno del God Key, perché da una parte ci avete Tapion, che è sì un ottimo support, è probabilmente in termini di support puro il miglior support attualmente presente in game. Virus d'altra parte magari non è così figo come support come può essere Tapion. Sta di fatto che statisticamente, decisamente, aggressivamente è parecchia, ma parecchia, ma parecchio male. Quindi l'uscita di Tapion è completamente scalmente sul posto a Virus, ma anzi vi dà una buona alternativa in base al vostro Tapion. Fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti. Io vi mando un bacione a tutti e vi ricordo che questa sera c'è la finale di Minecraft, quindi non mancate. Bro, dai, io sto piangendo, sto veramente piangendo.